viaggio questa settimana in compagnia di Mattia Silvestre. Ciao, benvenuta, ciao. Benvenuto a bordo, cioè questa è un po' la presentazione. Grazie. Hai fatto interviste in macchina? No, no, in macchina no, è la prima volta. Ti imbarazza un po'? Ma no, sono abbastanza tranquillo, dai. Sereno, dobbiamo andare a Milano. Dobbiamo andarci in piano. No, con calma, con calma arriviamo a destinazione. So che tu sei molto riservato, parli poco, quindi è stato anche difficile convincerti. Sì, sì. A fare una chiacchierata un po' intima. Sì, sì, faccio poche interviste, però vabbè, niente, siamo qua. Cominciamo dal raccontare dove nasce il Silvestre calciatore. Quando hai iniziato a capire che da grande volevi diventare calciatore? Ma sono stato sempre molto convinto del fatto che sarebbe arrivato, diciamo, ad essere un calciatore. Io quando ero piccolo pensavo al Boca, no? che era la squadra per cui tifavo, e niente, il mio sogno, che poi l'ho coronato, era quello di arrivare a giocare in prima squadra al Boca Juniors. Sogno che si è avverato, ovviamente, perché tu hai cominciato da lì, sì, no? Poi sì, immagino, sì. Dopo il settore giovanile, ho fatto a vestire quella maglia. Tutte le giovanili, poi lo sordo in prima squadra a 18 anni. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Interchannel e poi scegli Sky, liberi di...